Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati su GTA. Abbiamo appena ricevuto una telefonata in questo momento, prima che cominciassi la registrazione, e ci ha chiamato un tizio che ci ha aggiunto una nuova icona. L'icona nuova è quella C blu che vediamo sulla mappa. Quindi adesso vado a recarmi da quella zona, che dovrebbe essere poi tra l'altro qui vicino, e vediamo di che cosa si tratta. Almeno cominciamo a fare delle nuove missioni. Vediamo ragazzi. Eccoci arrivati. Ah ecco. Ragazzi, qua si tratta... Vi ricordate un po' l'inizio del gioco, che praticamente la polizia... Ci sono dei poliziotti corrotti che vogliono sfruttare la nostra presenza, il nostro ritorno in città. Insomma, ci hanno provato a incastrare per fare i loro comodi e adesso vediamo cosa ci propongono di fare, ragazzi. Eccoci pronti, ragazzi. Ecco, perfetto, ragazzi. Abbiamo una macchina della polizia e approfittiamo per fregarla. Anche perché, ragazzi, è sempre un piacere usare questa macchina, perché basterà accendere il lampeggiante, insomma, le sirene, che tutti quanti si sposteranno, faranno di tutto per spostarsi. Se provate a guidare una macchina della polizia, si butteranno contro i muri pur di farci passare. E infatti la figata è che, se andiamo di fretta, se troviamo una macchina della polizia, è bene rubarla, perché è uno spasso, ragazzi, avere la padronanza della strada. Prima tappa, ragazzi, prendiamo la Molotov. Quello che dobbiamo fare, ragazzi, in questa missione è... Adesso la prima tappa è stata andare a recuperare una Molotov. Dobbiamo andare da questa nostra gang rivale e andargli a dar fuoco a casa. Quindi dobbiamo usare la Molotov per rompere delle finestre e fargli esplodere tutta la casa. Ovviamente saranno tutti lì fuori agguerriti, che ci staranno aspettando per farci il culetto, ma noi dobbiamo essere più furbi di loro. Quindi cosa facciamo? Innanzitutto utilizziamo un'arma silenziosa, così cominciamo a spararne un po'. Ecco ragazzi, che in questa missione abbiamo un'ulteriore sfida, oltre ad avere gli sbirri che ci hanno visto mentre stavamo sparando. Abbiamo un membro dei Ballas, che non c'entra proprio un cazzo con la questione, e in più la polizia. Quindi la cosa si è complicata, ragazzi. Dobbiamo sbrigarci, ragazzi. Allora, selezioniamo la Molotov, ragazzi, e diamo fuoco alla prima finestra. E uno. Non è facile, ragazzi, prendere la mira, perché oltre che prendere la mira, vabbè, la finestra è abbastanza grande, bisogna calibrare bene, ecco, ho sbagliato, bisogna calibrare bene la potenza quando la lanciamo. In questa missione, ragazzi, ci sono un po' di rallentamenti, sicuramente dovrò settare al meglio il programma per registrare, perché ho notato due o tre scene che è veramente rallentato, quindi troverò un'altra soluzione, ragazzi.
Intanto proseguiamo nella missione. Più che altro, ragazzi, dobbiamo cercare di sbrigarci perché abbiamo quasi finito le armi. E tra un po' arriveranno tutti, ragazzi. Bene, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Cazzo, ragazzi, ci siamo accorti che nel fare questa missione abbiamo lasciato dentro una ragazza che adesso dobbiamo andare a salvare perché magari non c'entra proprio niente in tutta questa faccenda. Quindi, ragazzi, adesso dobbiamo salvarla. E dobbiamo stare attenti al fuoco, ragazzi. Sarà molto difficile. Allora, il piano di sopra. Capiamo che al piano di sopra, ragazzi, vi ricordo, perché esce il triangolino con la punta verso l'alto. Ragazzi, abbiamo trovato un estintore, così almeno riusciamo... Dai, prendi sto cazzo di estintore. Così almeno, ragazzi, riusciamo a farci strada. Ragazzi, qui la situazione diventa sempre più critica. L'edificio sta per crollare, dobbiamo uscire in fretta. Speriamo che la ragazza ci segua. E anche in fretta, perché qua ci lasciamo le penne, ragazzi. Cazzo, ragazzi, non mi ricordo più dove è l'uscita. Ok, ragazzi, l'uscita è di là, quindi dobbiamo trovare un percorso alternativo di qua, ragazzi. Fuori, 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 fuori. Hey man, I owe you my life. Eccoci, ragazzi, ecco che il nostro Carl Johnson ha trovato una nuova ragazza. Abbiamo fatto una buona azione, ragazzi. Ogni tanto anche in GTA ci sono delle buone azioni. Abbiamo dato fuoco alla casa di questi bastardi e alla fine c'era un innocente dentro e l'abbiamo appena salvato. Sicuramente, ragazzi, questa qua sarà una delle nostre prossime ragazze, anche se sembra un cesso. E avremo sicuramente il loro contatto. Ok. Andiamo alla prossima tappa, ragazzi, infiliamoci in macchina e andiamo a destinazione. La nostra nuova ragazza verrà con noi e quindi facciamoli vedere anche di cosa siamo capaci alla guida di una vettura. Ah, ragazzi, conosce già il nostro nome, siamo diventati famosi evidentemente. I just needed to get away from shit. This is my place here. Hey, what's your name? Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Ed ecco, ragazzi, che abbiamo completato anche quest'altra missione.
Abbiamo distrutto la casa di quei bastardi e ci siamo fatti conoscere da una nuova ragazza che abbiamo salvato, e adesso sulla nostra mappa c'è comparso un cuoricino, quindi potremmo andarla a prendere per portarla in qualche locale. Infatti Denise ora è la tua fidanzata, fai in modo che sia sempre felice e ti amerà. Dovremmo andare ogni tanto a trovarla, insomma, e portarla a mangiare qualcosa, insomma. Una nostra ragazza virtuale su GTA, ragazzi. E niente, ragazzi, missione finisce qua. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima missione. Ciao a tutti.